Inizia in questo momento il match. Selnaes in posizione di playmaker, apre bene sulla destra, pericolo al set. In area di rigore, lob sul secondo palo, il colpo di testa e l'opposizione di Ibrahim Mbaye. Ci prova con questo pallone in area di rigore, il colpo di testa e il pallone che termina sul fondo. Il pallone proprio per Olsen che va in avanti a servire Garitano in area di rigore, l'aggancio di Garitano che la mette giù, la conclusione da parte di Luca Garitano e la grande parata di Storevic. Arriva Mbaye che cerca l'uno contro uno, due uomini su di lui, deve scaricare il pallone, si ferma, la palla geniale in area per Del Piero che la mette in mezzo, la conclusione di Del Piero e la deviazione. Il pallone all'altezza del secondo palo, il colpo di testa tentato di Mbaye che poi ci prova il destro di Ibrahim Mbaye, la palla che manca per un soffio all'incrocio dei pali. Attenzione, Pasa, lo scarico fuori per Del Piero che la piazza, è la palla che finisce fuori. Ancora Garitano, il movimento di forte che serve Mandini, l'azione splendida, la palla per Belloni che si ferma, un controllo di troppo, poi forte, la palla che finisce sul fondo, che azione però da parte dell'Inter. Selnaes che si porta la palla sul destro, poi la scarica, attenzione al tiro da fuori, con poche pretese da parte di Blackstad. Selnaes a metterla dentro e la palla attraversa tutta l'area di rigore e poi la paratissima di Dalle Vedove da due passi, attenzione non è finita, pericolo, soffriamo, il pallone sul secondo palo, allontana in qualche modo la nostra difesa, ma che rischio, il tocco corto, la conclusione da fuori, la deviazione e la palla che finisce fuori. E allora corner per l'Inter, la palla dentro, lo stop, la rovesciata di Doncor, il salvataggio clamoroso sulla linea, palla che resta viva, anzi si trattava di Mbaye, non è finita, Garitano prova a passare, improbabile quello che sta facendo Luca Garitano. Area di rigore affollatissima, il traversone di Asset dalla tre quarti, il colpo di testa a Dalle Vedove battuto da parte di Sorloth che per nostra fortuna non inquadra la porta. Poi Del Piero a memoria sulla destra per Mbaye che va in uno contro uno, salta un avversario, attenzione a Mbaye, lato corto, Ibrahim Mbaye prende la mira, la mette in mezzo, non ci arriva nessuno, non è finita, alla caccia del pallone Belloni è in svantaggio, commette forse fallo, dice di no l'arbitro, si prosegue e poi è sanzionato invece l'intervento di Belloni. Belloni, l'apertura geniale per Garitano che è in posizione regolare, palla che gli resta lì, poi dentro di nuovo per Belloni che non aggancia. La palla per Iqbal Zadeh che la mette sul secondo palo, il colpo di testa impreciso e la conclusione di collo pieno da parte di Harberg. Inizia nel frattempo in questo momento la ripresa, attenzione qui però a questa azione nerazzurra con questo pallone messo in area di rigore, non ci arriva Garitano e poi allontana in qualche modo la formazione norvegese. L'Inter che prova il contropiede con Garitano anticipato, poi arriva a Campora come un treno, riconquista il pallone, vede un compagno in area di rigore, forte, cerca un tocco di troppo, forse poi la fa passare, Garitano! E il salvataggio sulla linea, ma c'è il gol di Luca Garitano che porta in vantaggio l'Inter, sempre lui, Luca Garitano. Attenzione, il gol è valido, gli abbracci, l'Inter che passa al 54esimo. Con un gran gol su un contropiede da manuale, il lancio per Francesco Forte che addomestica il pallone, la lascia passare per Garitano che controlla e con il destro a pallonetto va a beffare Storevic, inutile il recupero di Alset. Inter in vantaggio dopo 55 minuti, Francesco Forte che ha messo anche l'assist per il vantaggio di Garitano, non è finito, calcio di punizione sul secondo palo, il raddoppio, anzi la palla che finisce sul fondo. A Campora ancora, forse la sua miglior partita sin qui, manda in porta Belloni che salta il portiere, ancora Belloni, è solo Belloni, palo, incredibile occasione per l'Inter. Vai Bello! Ancora Ibrahim Mbaye per Olsen che fa passare il pallone, poi cerca il tiro da fuori e la palla che finisce sul fondo. Palla sul secondo palo, il colpo di testa, attenzione, pericolo! E il pallone che è tolto dalla porta da Ibrahim Mbaye, che segna praticamente un gol. Va in chiusura Mandini, Harberg, il traversone all'altezza del dischetto, Dalle Vedove con i pugni non benissimo, poi la conclusione su cui si oppone Olsen. Attenzione al calcio di punizione e la palla che termina sul fondo, l'occasionissima per il pareggio del Rosenborg. Ma ancora Selnaes che ha l'opportunità di crossare di nuovo il pallone in mezzo, rischiamo tantissimo con l'anticipo e poi il pallone dentro. Attenzione al movimento, la conclusione da fuori e la parata di Dalle Vedove. Iqbal Zadeh la mette in mezzo, il colpo di testa e il pallone che termina sul fondo. Ancora lo schema chiamato da Selnaes che va a calciare sul primo palo e il pareggio del Rosenborg. Il pareggio del Rosenborg proprio a tre minuti dalla fine, il gol da parte di Sorloth dovrebbe essere.
Andiamo in ripartenza rischiando tantissimo con Del Piero che perde palla, Sacora, attenzione, non ci arriva per nostra fortuna. Un giocatore del Rosenborg, ma che pericoli, non possiamo perdere questa partita. Poi arriva ancora Alsett dalla tre quarti, il cross sul secondo palo, pericolo, attenzione, il pallone dentro, Mbaye e Doncor, una mischia, e poi la palla che resta lì, attenzione, rosso, incredibile, rosso per Mbaye e calcio di rigore per il Rosenborg nel recupero, incredibile. La rincorsa da parte di Sacor, la conclusione e il gol del Rosenborg, 2-1. Al 95esimo, Pasa, abbiamo sì tempo per un ultimo assalto, a rincorrere Del Piero, l'arbitro dice che basta così, vince una partita pazzesca il Rosenborg, 2-1, l'Inter era passata con Garitano, ha accarezzato la vittoria, poi il pareggio di Sorlo all'87esimo e la beffa al 95esimo con l'espulsione di Mbaye, la trasformazione del calcio di rigore da parte di Sacor.